La rivoluzione dei robot è arrivata. A più di 70 anni dalle prime teorie sugli umanoidi, dopo un secolo passato a dibattere sui possibili effetti, positivi o devastanti, dell'introduzione della robotica nella vita quotidiana, a 25 anni da Blade Runner, i robot sono realtà. Fogliano della Chiana è un piccolo paese della Toscana orientale. Nell'istituto omnicomprensivo Marcelli, una scuola che comprende 1200 ragazzi dai 3 ai 19 anni, da qualche tempo ha fatto il suo ingresso NAO, un robot umanoide che serve per insegnare la programmazione agli studenti. È il primo caso in Toscana e uno dei pochi in Italia. NAO ha visitato Roma con una delegazione della scuola e ha le idee chiare sul dibattito intorno all'economia robotica. Oggi sono qui in Parlamento per chiedervi di non mettere tasse sui robot. I ragazzi imparano le basi del coding già dalle elementari, poi al professionale lavorano quotidianamente con NAO e lo programmano. Ma non solo, perché il piccolo robot viene utilizzato, e lo sarà sempre di più, anche per relazionarsi con bambini dai bisogni educativi speciali. Mi presento, il mio nome è Maranao. 25 motori che rendono questo robot simile all'uomo, con capacità di interazione avanzate. Posso muovere testa, braccia, mani e gambe. 4 microfoni intorno alla testa gli consentono di girarsi in direzione della provenienza del suono. Dispongo di 9 sensori tattili ed 8 sensori di pressione per capire se mi toccate. NAO, in questo istituto omnicomprensivo di Fogliano della Chiana in provincia di Arezzo, verrà programmato dagli studenti per operazioni base o avanzate. Tai Chi. Oh, my God.